Oggi, amici, sfido la mia amica Svetlana e Loco a fare una casa sull'albero migliore dell'avversario. Sì, Svetlana, basta. Svetlana, basta. Che cosa bomba! Mi hai copiato! Sei un pagliaccio! Comunque, queste cose innovative per le intro, veramente... Cioè, dovremmo studiarcele queste intro così, perché sono stupende. Tu sei rimasto fermo così tutto il tempo. Sì, stato a guardare. Sì, esatto. Bene, adesso, ragazzi, andremo a decidere il legno con il quale faremo il nostro albero. Inizio io, ragazzi. E mi è uscito Jungle Log. Bene, tocca a te, Loco. Che brutto. Tocca a Loco, ma ti chiami Loco. Aspetta, aspetta, Loco. Aspetta. Cambiamo. Sì, mettilo dentro. Vai, Loco, vai. Che schifo. Grande, Loco. Non ho assolutamente tolto tutto e lasciato solo la birch pur di fartici la birch. Molto bene, ragazzi. Adesso direi che possiamo iniziare. 20 minuti a partire da... Io che cosa avevo? Il jungle, vero? Sì. Come si fa una casa sull'albero? Devi fare prima l'albero, magari, e poi decidi come farlo, giustamente. 20 minuti partiti ora, ragazzi. Sono prontissimo. Potete usare anche il wood e non solo il log. Basta che utilizzate il jungle. Io l'avevo già fatto senza chiedere. Vabbè, io comunque te lo volevo dire, giusto perché comunque secondo me ha senso. Qualcuno mi sta sfondando il muro. Loco, basta. Dai, Loco, però... mi sta già rompendo. Io ho già tutto chiamato. Allora, io chiedo una cosa, veramente. Voglio una gentilezza da parte vostra. Basta armi, per favore, raga, perché mi sono già rotto. Stop alle armi. Fai un appello politico. Stop alle armi. Bene, adesso io voglio cercare di fare anche una cosa un pochettino più carina qua. Ok, facciamo tipo una base interessante. Voi come lo fate l'albero? Poi ci penso. Cosa stai facendo tu, Svetlana? Fammi capire. Io sto lavorando. Ok. Come lavora Svetlana? Non te lo può dire. Non te lo posso dire. Non te lo può dire, Nico, come lavora. Ok. Allora, io ti dico che, vi dico che secondo me il mio albero può avere del senso. L'unica cosa è che... Nico! Ragazzi, basta. Per favore, Svetlana adesso. Vi chiedo gentilmente di giocare legittimamente. Se no, facciamo così. Io mi muto e ci vediamo fra 20 minuti. Perfetto, ragazzi. Fra 20 minuti ci vediamo e vediamo che cosa combineranno i nostri eroi. Allora, una cosa che non so bene come fare è appunto l'albero di per sé. Nel senso, io arrivo qui. Io qui inizierei a fare un pochettino tutti gli i rami che si intrecciano uno con l'altro. Magari questo io va un pochettino più in là. Questo magari va un pochettino più su, così almeno io poi qua sopra posso andare realmente a fare le varie cose, capito? Ok, così mi piace e anche così direi che mi piace, a parte che lo spazio che abbiamo è un po' irrisorio, quindi questa cosa già mi mette un po' più di disagio, però utilizziamo la funzione del jungle wood 1, così almeno io posso fare anche delle radici più piccoline, perché almeno una sull'altra, magari questa qui possiamo anche farla che va verso di qua, questa qui va un pochettino verso di qui, questa qua continua piccolina e magari di qua ne contiene un'altra. Ok, così preferisco che venga così. Ottimo. Poi ovviamente, raga, dopo vado a sistemarle tutte perché ora stiamo facendo solo la base. Anche qua, per dire, voglio farla leggermente più grande. Qui magari mettiamo tipo un piccolo ramiciattolo. Anche da questa parte possiamo fare un piccolo ramo. L'importante è che venga un pochettino carino, cioè, capito? Cioè deve essere comunque un albero che a tutti gli effetti risulti un albero reale. A me piace moltissimo. Oh, allora io faccio adesso BR sfere. Usiamo il Jungle Leaves. Dobbiamo ricordarci di mettere il Persistent. Esatto, Persistent True. Perché se non lo mettete, poi si va a togliere e si tolgono le foglie con il tempo. Ok. Rieccomi, salve. E non c'è spiegato niente. Avete finito? Svetlana voleva chiederti scusa. Come hai finito? Ok. No, non ho finito, ho detto. Avete finito, ho detto. Ah, vuoi una bomba? No, basta, per favore, vi sto chiedendo di smetterla io da prima. Notizia bomba. Ok. Dovete fare una casa sull'albero, vabbè, non c'è nulla di difficile. Ma va arredata, non ci hai detto niente. Devi fare una casa sull'albero, poi puoi farla come diamine vuoi. Quale sarà il twist di questo video? Non c'è nessun twist, è una casa sull'albero, Loco. Sottoterra non va bene, quindi. Puoi fare una casa sottoterra sull'albero, basta che fai una casa sull'albero. Come si fa a fare una casa sottoterra sull'albero? È una casa sull'albero, non è che c'è molto da capire. Però sottoterra. Puoi farla come vuoi, hai piena scelta, non c'è. Posso farla anche in birch? No, in birch è di Loco. Ah, era una domanda troppo pochetto per vedere se mi ascoltassi. In birch è di Loco, perché io ascolto sempre, non so mica Loco. Ah, io ascolto sempre. Ma vai a cagare, dai. In realtà la mia ragazza dice che non ascolto mai. Ha ragione, ma guarda, pensate, se te lo dice la tua ragazza è un problema, perché almeno le ragazze dovreste ascoltarla, scusami. No, ma io ascolto, poi a volte mi dimentico delle cose. No, mi hanno fulminato. Non era che tipo Loco sentiva ma non ascoltava? Loco sente le voci, era.
Loco sente ma non ascolta, ecco, me la ricordo adesso. Loco mi ha detto che sente le voci proprio. Chi è che mi sta facendo? Ma la smettete con queste... Non sono io, è ragazzo servo. Sto per rimutarmi, ve lo dico subito, eh. Ma dillo, ragazzo serben. Ok, io ho finito intanto l'albero, praticamente. Bravo. No, non è vero, non l'ho finito l'albero. È che devo fare ancora la casa dentro, capito? Cavolo, è vero. Bravo. Che ci fa la casa. Vabbè, io non la faccio. Ma, vabbè, puoi fare che l'albero è la casa. Esatto, bravo, è un'ottima idea. Potrebbe avere senso, no? Ok. Allora, io sto facendo la cosa migliore di sto gioco. Cosa stai facendo? Non ho idea della roba che sto facendo io. Dimmi cosa stai facendo. Lo vedrai alla fine, ok? Va bene, però rilassati, non è che ti ho detto. No! Ok. È arrabbiato. Il mio è... Non trovava il parcheggio. È quasi un salice piangente il mio. Oh, qualcuno vuole darmi il parcheggio. Non trovava il parcheggio. Allora, qua io direi che possiamo fare così, rimettiamo due e qui facciamo che chiudiamo. Basta. Lo mette bene, insomma, dai. Come mi dai il parcheggio? No, scusatemi, il ragazzo server non ha capito bene che cosa ha fatto Loco, pur guardandolo. No, che senso? Poi capirete alla fine tutto. È che pur spiandolo non ha capito. L'importante per favore, Loco, è che non fai un albero base con sopra una casa. Cioè, dai, quello lo faccio io. No, è la roba più originale che abbiamo fatto in tutte le costruzioni. E io sono tanto originale, lo sai benissimo. Non è vero, è il contrario, tu non sei originale, Loco. Che cazzo? Perché dici le parolacce, guarda, Loco? Perché dici cagate, te? Non dai buon esempio ai ragazzi che ci seguono. Sì. Ah, senti, con peggio di me le parolacce, ragazzi che ci seguono, dai. Questo non vuol dire che tu devi dirle. Ok, il mio albero è carino. Ti piace il mio albero, ragazzo server? Molto bello, vero? Molto bello. Secondo me è molto bello. Forse il mio albero è proprio bello, raga. Io ho finito. Il mio albero è mistico. Ma come è finito? Io ho ancora 13 minuti. Sono ancora all'albero, non ho ancora fatto niente di case. E io ho finito. La casa l'ho fatta neanche io. Molto bello. Io mi sa che mi rimuto adesso, raga. Vi lascio lavorare in pace. Lavorate in pace. Ma chi sei? Il Papa? Sì, il Papa. Amen. Non mi conoscevi? Marciapa mi chiamo. IJ Apa? No, sono proprio il Papa io. Okay? Va bene. Qui scendiamo giù. C'è un personaggio invisibile che piazza blocchi. Questa cosa non dovrebbe, penso, succedere. Ok, facciamo. Oh, okay. Basta, dai, raga, basta, su. Per favore, please, basta. C'è un villaggio in questi mondi? C'è un villaggio in questi mondi? Cosa vuol dire? Vuole rubare una casa perché non ha voglia di farla. L'avrà messa sopra un... Dai, abbiamo già capito cosa ha fatto Loco. Non posso farlo perché non c'è un villaggio in questo mondo. Ok, e io qua facciamo che c'è l'ingresso. Perfetto, raga, bello, mi piace. Molto carino. Che moto di arredamento c'è? La casa deve essere di birch? Certo. Tutto di birch deve essere. Se è di birch. Sì, te l'ho fatto uscire apposta, Loco, perché mi sei uscito le scatole prima. Ma ti sto sempre, io sto sempre su scatola tutti, tanto. Ah, beh, ma ci sai che ho iniziato a stendere una lista delle persone che odiano Loco. Siamo okay. Quota 93. 93. E ne hai qualcuno da aggiungere? Eravamo a 50 qualche giorno fa. Io non lo odio, è che diciamo che ultimamente... No, ne abbiamo parlato nei commenti, cioè in un video, okay. E nei commenti la gente ha detto aggiungi pure me alla lista. Quindi si stanno aggiungendo piano piano delle ragazzi, persone. Nei commenti, se volete, date un messaggio positivo per Loco o negativo per Loco. Cioè, se unirvi alla lista, contattatemi. O scrivetelo nei commenti. Scrivetelo nei commenti. Sì, dai, nei commenti possono scriverlo. Ok, qua è dove inizierò a fare la mia casettina. Mi piace veramente moltissimo. Solo che il jungle è proprio un legno difficile da utilizzare, secondo me. Puoi utilizzare altri blocchi, Loco, eh? Non è che devi per forza. Ovvio, ma è ovvio come robo. È ovvio. Io non userò altri blocchi, sarò una persona giusta. È uscito l'Oak, uso l'Oak. Beh, ma l'Oak è anche facile da utilizzare. Fammi bere un goccio della mia spremutina. Sì. Quelle che mi compravi all'S lunga, Nico. Ah, ancora. Sono quelle. No, non sono quelle lì, le ho bevute. Quando te ne sei andato, diciamo che le ho bevute. Anche se da quando sei venuto l'ultima volta non sono più tornato in ufficio, perché sai, sono stato male. Quindi, molto bene. Quando è l'ultima volta? Ah, cosa? È vero, non mi ricordo. No, niente. Tutto bene, Oco. Cosa c'è? Non ho capito perché non si può dire questa cosa. No, era una roba che non mi ricordavo io. Ah, ok, Loco, va bene. No, però tranquillizzati, nel senso, non è che è successo qualcosa. Io. Allora, facciamo tre da una parte. Anche tre di qui. Qua si può togliere leggermente. Questo è grande, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi questo lo mettiamo qua di altezza 3. Raga, ho fatto un lavoro fuori da ogni logica. Anch'io ho avuto la casa più strana di questo mondo. Anch'io sto facendo una casa strana. Infatti non sono sicuro che mi piacerà i nostri funs da casa. Però a me non piace, si arrangiano. Jungle, ho visto che c'erano anche tipo i jungle. Eccoli, jungle reinforced. Raga, ma che parliamo, raga? Sempre jungle style, eh? Bellissimo, raga, stupendo. Che vetro uso, raga? Datemi una mano. Vetro di... Beh, color jungle. Color jungle, quindi marrone. No, forse rosa. È rosa. Jungle non è molto rosa.
Confermo. E che colore è, raga? Non... Marrone, secondo me, dai, sì, marrone ci può più stare. Più marrone, dici? Sì. Secondo me rosa comunque non era male. Ma rosa è più tipo il crimson. No, quello Harry. È magenta. Il magenta, vabbè, è rosso. Uguali, dai, su. Magenta è rosso, loco. Cioè, scusami. Cos'è? Il mangrove è rosso, scusa. Ho detto Cherry, che manchi, ha parlato il mangrove. Ah, scusa, hai ragione anche te. Scusa, ho fesciato io. Per una volta, poi, per una volta ragione però prendete con me, per una volta, tante volte ragione io. Abbassa la cresta, loco. Allora, io faccio una domanda a Nico adesso. Secondo te, quante volte ha avuto ragione Loco nella sua vita? Periodo? No, nell'ultimo periodo. Dai, poverino, nell'ultimo periodo. No, è una domanda. No, è che dico non si ricorda, però io ho spesso ragione. Ok, come... Cosa uso? Il sombrick, raga, come... La mia risposta dice tante cose. Vabbè, dai, comunque Loco ogni tanto ha ragione. È giusto dire questa cosa, dai. Siamo sinceri con lui, no? La mia risposta parla più di tante cose. Niente, raga. A Nico dovete sapere che sta sulle palle, Loco. Ormai lo sappiamo. Ha tutto lui. Sono amici per convenienza, perché comunque fanno video assieme, quindi ci sta. Ma se mi vuole sostituire lui. Davvero? Ma non lo sai? Si è in corso il procedimento. Ma come? Io queste cose non le sapevo. Io non sono sostituito, vero Nico? Vediamo. No, no, adesso me lo dici. Se vengo sostituito devo fare un'altra, devo fare le mie valutazioni poi. Dobbiamo vedere. Io farò una devoluzione. Come si deve... L'ultima volta è finita male che devi fare un'enuncia, Loco, eh? No, com'è? È finita benissimo, in realtà. Hai fatto la rinuncia agli studi, Loco, l'ultima volta, ti ricordo. Rinuncia. No, io ho denunciato, non ho rinunciato. Chi è che ha denunciato, Loco? Ho denunciato io. Davvero? Trapani. A Trapani? Ho denunciato Trapani, sì. Non sto capendo, sinceramente. Io ho capito. Posso sapere? O non si può sapere? E devi chiedere a Loco. Mi ha dato una multa a Trapani. Quando non ho a Trapani non ci sono mai stato. No, aspetta. Ho capito. Non ti ricordo questa cosa. No, hai preso una multa a Trapani. Ma te non sei mai stato a Trapani. Esatto. Non è... È il karma. È qualcuno che ha trovato la tua targa. No, non è vero. Ti prego, dimmi che non è vero. No, è vero. Poi ho fatto una denuncia e... È in corso. È esploso qualcuno? No, è finita. Però non vi dirò com'è finita. Racconterò in un video. Vabbè, dici adesso, tagliamo il pezzo di video. No, non ve lo dico a voi. Ok. Vabbè, io non lo volevo sapere comunque. Vabbè, comunque capite perché Nico ti cioè, ti sta per rimpiazzare. Perché sta per finire in galera? No, perché non parlo. Ho preso multa a Trapani? No, perché cioè tu non ci dici le cose, Loco. Ma ve l'ho detto 7 volte, vi siete dimenticati. Ma io sinceramente non la sapevo. No, io non sapevo neanche di sta multa a Trapani, sinceramente. Mi fa molto ridere, cioè mi fa troppo ridere sta cosa. Da quel giorno hai detto che odia Trapani. No, Loco, odi Trapani. No, Trapani non l'ho, non ci sono mai stato, come faccio a dare un posto in cui non sono mai stato? Non so, magari odi perché ti hanno fatto la multa, che ne so. No, odio la persona che mi ha clonato a targa. Cosa gli vorresti dire se ce lo dovessi davanti? Ti becco. Ce la faccio più, raga. Cioè, non è possibile andare avanti. Ma per dire una minaccia, fallo finire un attimo. Scusami, no, se lo becco. Con cosa? E se ti becca lui, poi? Che facciamo? Lo aspetto in prigione. Aia. Nel caso, io penso che sia il caso di dissociarsi. Io lo so, seduto, stavo già cercando, tranquillo. Io mi dissocio. Io ne voglio sapere niente di sta roba, raga. Sappiate che io non c'entro niente. Che non do adito a ste cose. Perché, insomma, no, guardi la dirle. Non penso. Dai, un giorno andiamo a Trapani, facciamo caccia all'uomo. No, non no. Neanche questa cosa qua penso che si possa fare, Loco. Nel caso, tu puoi farla, ma io nel caso facciamo non caccia alla macchina. Dobbiamo andare a cercare la mia macchina fittizia. Infatti, io non ci sono, però. Io pure ho da fare. Quel giorno io non ci sono. È un bel video. Andiamo a Trapani a cercare una macchina. Sì, molto bello come video, cavolo. Ti consiglio di farlo su Loco Lives. Lo facciamo. No, lo fai. No, fallo, ci mancherebbe. Io ho da fare. Andiamo tutti in Sicilia in vacanza. Il giorno in cui tu devi andare in Sicilia non potrò venire. Neanche io. Perché ho un impegno. Io due. Ma dite che mi... No, io non dico niente. Non sto dicendo niente. Sei tu che stai facendo ragazzi! Ok. Allo smoker dove lo metto invece? Qua e qua. Perfetto. No, no smoking area. No, lo smoker. Loco. Mi serve la shovel. Io non smoco. Ah no? Da Loco prende fuoco. Ma spero di no. Ok. Oh, è carinissima questa casetta, raga. In tutto ciò è un video in cui dovremmo fare una casa sull'albero. Come vi sta venendo a voi? Medio. Allora, la mia casa non è prettamente sull'albero. E deve essere sull'albero. Se non è sull'albero, allora, non hai già sbagliato. Chi è che mi lancia? Mi smette di lanciarmi granate. Allora, è sull'albero, ma è diversa rispetto alle solite case che abbiamo fatto. Ragazzo, server, controlla se tutto va bene dalla sua parte, per favore. È una cagata di esprimere. Va tutto benissimo. Vediamo. Sto esprimendo una cagata. Sto aspettando il messaggio del ragazzo Sera. Quando vedrò il suo messaggio, dirò, deciderò se
Potrebbe essere una cosa... cosa vuol dire e? Dai, fa cagare, ho capito. No, è bella, dai, no, dai, è bellissima la mia casa. Io ho veramente paura di quello che potrebbe star facendo lui. Concettuale, fa cagare. Concettuale, ho già capito. Concettuale ha tanti significati. Io ho già capito. Cosa hai capito? No, ho capito. Non c'è bisogno di andare avanti. Se ho capito, ho capito. E non ho capito però. Io ho capito cosa stai facendo. Dimmi cosa sto facendo adesso, dimmelo forza. No, non te lo dico. Sono arrabbiato con te, loco. Cosa ho fatto? Perché lo sai cosa hai fatto. Abbiamo detto che non si poteva fare inizio il video questa cosa. Che cosa ho fatto? Ragazzo server, ti piace il nuovo concetto di bed, di letto? Di bed? Di bed, volevo dire, scusate che sono un po' poliglotta. Ok. Sei poliglotta te, dai. Cosa ci vedresti bene qua? Molto... cosa ci vedresti bene qua? Anche io devo fare il letto, sto facendo il letto anche adesso. Dai, bisogno di un consulto, cosa ci va qua? Un muro, secondo me. Cosa serve in una casa altro, raga? Scusate, chiedo per un amico. È una casa alle persone. Beh, intanto sono curioso di sapere cosa sta facendo Nico io. È un letto poliglotta. A parte che potevate fare anche tipo... No, non posso dirla questa cosa. Okay. Vabbè, io ho fatto. Hai già finito tutto? E che devo fare? Basta! Sei troppo forte. Ah no, manca una cosa fondamental. Le foglie! Non è vero. Non le hai messe? No, neanche la mia casa le foglie. Ok, qui facciamo una porta. Door. Una door di jungle. 2 minutes. Beh, manca poco tempo per fare quello che voglio fare in realtà. Ok, mi serve il grass. Ma no, questa cosa devo raccontare. Nico, ti ricordi quel video che abbiamo fatto? Nella skyblock gigante che crashava sempre? Sì. Te lo ricordi? Sì, molto bene. L'altro giorno è successa la stessa cosa con Loco però. Davvero? Ma come davvero? Ma te lo ricordi? No, come è finito? Niente, che abbiamo tolto le clamber. Ah, quindi è loco il problema. Erano le clamber. No, io non tu sai il problema. Manca pochissimo tempo, raga. Io mi sa che essere non il problema a non è un problema. L'importante è essere anche la soluzione. Sì. Ma se non sei un problema di base, non hai problemi. Poi non essere un problema di base. Soprattutto se sei loco. E se hai 90 persone che ti odiano. 92. 92, perdono. Adesso voglio che le omiti tutte. No, c'è la privacy, c'è la privacy. Pubblicamente non si può dire. Ah, Zanna, pure te, qui 93, ho capito. Non esistono queste persone. Si chiama 93. Ma io non ti odio, Loco, in realtà. Quindi stai tranquillo. Io non sono... Nico ti ha contato una lista, me l'ha detto. Ma io ho detto semplicemente che hai degli atteggiamenti ogni tanto che... A codo, quando? Boh, tipo chiedere anche il parcheggio. Non si fa. Non si fa. Nico, mi dai il parcheggio? Eccoci qua. Già ci siamo capiti. Mi serve il jungle. Jungle questo. Ho una domanda per voi. Sì. Ma avete un cesso in casa? No, perché non si può mettere, non c'è. Non c'è, okay. Allora, io è finito il tempo comunque, carissimo. 40 secondi, io forse ho bisogno di un secondino in più se possibile. Non c'è. Dai, per favore. Non c'è. Per favore. Casa mia è la casa più originale di tutto Minecraft. Chi l'ha detto? Okay. Io. Allora non vale. Che schifo. Cosa? Ho fatto anche un bagno io. Ok. Ma la mia è carina, raga. Ok, io ho finito, ce l'ho fatta, non so come ma ce l'ho fatta. Stai parlando con me, ragazzo server? Tempo scaduto. Cosa è successo? Si può... Lo vedrete nel house tour. Ok, da chi vado per prima? Andiamo prima... Da Loco. Aspetta, fammi andare prima da quello rosso qua, chi è? Loco è una cosina, da Loco, detto. Sono da Loco. Ok, Loco. Allora, cos'è sì, Loco? La festa è un albero che entra in un portale, esce dall'altro... E ha la casa sotto al posto di essere sopra. La casa è al contrario, letteralmente. La fantasia. Quindi, c'è. Anche se entriamo in casa, vediamo tutte le nostre, i nostri oggetti al contrario. Ma non sono al contrario. Non posso mettere al contrario, veramente. Idea, cioè, ipotizza. Cioè, tu hai fatto in 20 minuti questo. Tanto tu avrai barato questo video strano con i vari nei tuoi non video. Non ho barato. Vediamo. Venite nel mio store. Quello di Nico è molto più simile al mio. Allora, venite qua perché lui ha fatto dentro, un vero albero banale. Dentro basta, c'è cioè la chicca. Allora, qui abbiamo un tavolino. Guarda il letto. Questo letto è innovativo. È bello, È tipo king size. Sì, è... Oppure se hai una fidanzatina da 24 mi tengo incrociato. Qui c'è per rilassarsi. Ok. Qui c'è per cucinare. Ma la chicca, a parte gli alberi in mezzo all'albero. Ok, qua sotto. E che se devi cagare, qui hanno cagato in passato. Attenti perché sono ancora freschi. Ho visto un po' di cacca in giro. Sono ancora freschi. Oh, bella. Per adesso bella. Bello. Dai. Bello, fatta bene. Ti do la mia. Vedi, è molto più simile a quella di Nico. Eh sì, vediamo proprio l'interno. Qua o il sopra, dove hai fatto la casa? Qua, venite qua. Qua c'è l'ingresso. Andiamo. C'è la granata, Marci. Io non l'ho presa la granata. Era un ingresso ad effetto. Ma qua perché c'è un buco? Non ho dimenticato di metterlo, di coprire. Ok, ho capito. Bella!
Questa è casa mia, molto bella, molto carina e caruccia. C'è tutto quello che serve per vivere. C'è anche un frigorifero, ovviamente. Qui cosa nascondi? Non si può dire lì dentro. E qua sopra c'è l'ultima zona. L'ultima zona, cucina, poi c'è il letto. Libri. Un po' disordinato questi libri, Sì, ma poi perché hai una cucina in camera da letto? Perché è innovativo, esatto. E la cacca dove la fai? Eccolo dove la faccio. Il paradiso, una volta morto. Ragazzi, votate la vostra casa sul web preferita tra la mia e quella di Nico. E quella di la mia è la più originale, dai. Devo dire, tra la mia e quella di Nico e quella di Loco. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Aspetta, guarda la bomba.